Siamo a Firenze, in Piazza dei Salterelli, con annessa Casa Torre, ed era, questa era la zona in cui il clan dei Salterelli, nella Firenze della seconda metà del XIII secolo, risiedeva. Siamo appunto nella Firenze di Dante, per intenderci. Ho deciso di partire da qui, da questo nucleo, da questo posto originario del nostro personaggio a cui è intitolato il convegno, da Cagliari al paradiso dantesco, perché a mia volta il mio contributo si intitola Da Firenze a Cagliari via Pisa senza ritorno, perché è questo, diciamo, il percorso che contraddistingue questa controfigura di Dante, come la chiamo, questo personaggio, Lapo Saltarelli, che si è guadagnato questa citazione in Paradiso 15 al verso 128, in cui viene citato, io lo dico con sprezzatura, con disprezzo da parte di Dante, perché lo cita come quasi per antonomasia, cioè come il campione della baratteria, insieme a questa Cianghella, che era una donna dell'epoca nota, quindi proverbiale, per i suoi facili costumi, per la sua condotta poco edificante. Quindi Firenze, ecco, questo qui, questo disegno che vedete qui è una ricostruzione un po' stile fumettistico, ma abbastanza affidabile, di come era la città all'epoca della prima cinta muraria, che Dante, nel ricordarla attraverso per bocca dell'Avo Cacciaguida, in Paradiso 15 chiama Firenze dentro alla cerchia antica. La seconda cinta muraria, quella che costruita a cavallo dal 1284 al 1333, quindi le mura arnolfiane volute, progettate da Arnolfo di Cambio, sono invece la Firenze del boom, del suo boom economico e politico, ed è quella che vide agire personaggi appunto come Dante Alighieri e come il nostro Lapo Saltarelli. Ecco, qui mi piace soffermarmi sulle vestigia, avanzi e vestigia, no? Come dice la targa commemorativa affissa lì nella parete. Qui siamo innanzitutto nel corpo degli Uffizi, e gli Uffizi furono appunto progettati dal Vasari nel 1560. Costruire, diciamo, un edificio monumentale come il corridoio degli Uffizi rese necessario abbattere, smantellare alcune edifici preesistenti, tra cui questa chiesa di San Pier Scheraggio, dove, sempre ricorda la targa, risuonò anche la voce di Dante, perché all'epoca le riunioni laiche dei consigli popolari cittadini si tenevano anche nelle chiese, quindi ci sta che, oltre che alla voce di Dante, dentro San Pier Scheraggio abbia risuonato anche la voce di Lapo, in quanto furono colleghi in senso stretto, anzi addirittura nel 1300 furono entrambi priori, anche se in mandati distinti, perché la carica di priore durava 2 mesi, e quindi i loro mandati furono contigui temporalmente, ma distinti. Mi piace soffermarmi su questo aspetto, diciamo, di storico-urbanistico, storico-architettonico, perché anche la chiesa di San Francesco di Stampace, dove il nostro Lapo Saltarelli, rivestito, vestiti gli abiti di frate minore, terminò i suoi giorni, diciamo, anche questa chiesa ha avuto una sorte simile, almeno dalle informazioni che ho ricavato, ebbe una decadenza a partire dall'Ottocento, per cui oggi restano solo dei relitti, dei resti, che credo che sia anche un compito, una missione che il MAN, il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, si dà per salvaguardare e valorizzare
quello che i resti di questa chiesa. Ora il percorso, questo ideale percorso che vuole rifare a quello tenuto da Napo Saltarelli a suo tempo, fa tappa a Pisa. A Pisa, precisamente nel Camposanto monumentale, oggetto anche questo di un restauro, soprattutto per la parte degli affreschi, i quali sono stati staccati e restaurati in laboratorio e poi rimontati nello splendido cortile del Camposanto, che è tutto un chiostro porticato dove gli stessi affreschi, gli stessi dipinti restano di fatto all'aria aperta. Questo è stato anche causa del degrado nel tempo, nei secoli. Qui mi piace soffermarmi. Innanzitutto, l'autore di questo affresco è buon amico Buffalmacco, un pittore dell'epoca. Siamo nel periodo in cui operavano ancora sia Cimabue che Giotto, cioè maestro e allievo. Mi interessa perché allora il soggetto si intitola Trionfo della Morte e si coglie proprio il momento del trapasso, cioè dei defunti che le anime dei defunti che escono, quasi esalano come il loro ultimo respiro dalle bocche, per essere poi ghermiti dai diavoli o dagli angeli a seconda della destinazione oltremondana del defunto. Questo perché, a parte, sempre per tornare sul nostro Napo, a parte la citazione in paradiso di Dante, tecnicamente Napo sopravvive qualche anno a Dante, per cui nel suo viaggio di finzione Dante non potrebbe aver incontrato l'anima di Napo, a parte il fatto che il viaggio della Divina Commedia viene situato proprio nella finzione nella primavera del 1300, quindi, ma non è questo quello che interessa, nel senso che quello che Dante non ha fatto voglio provare a farlo io in sede di ipotesi, no? Questo, dato che il periodo cagliaritano di Napo è molto poco noto, in quanto manca la documentazione, mancano testimonianze indirette, gli studiosi hanno campo libero per fare delle ipotesi possibilmente verosimili e possibilmente utilizzando situazioni di dell'epoca contemporanea. Quindi ecco, perché non pensare all'esilio di Dante come modello, cioè come falsa traccia, falsa riga dell'esilio di Napo. Proviamo a fare delle supposizioni su Napo, delle ipotesi, oltre che anche una sorta di identikit. Quindi se Napo, una volta venuto a mancare, ci mettiamo noi nei panni di Dante e oltre alla sprezzatura di Paradiso 15 vorremmo provare a collocarlo in una delle tre cantiche, o per ipotesi facciamo delle ipotesi diversificate. Quindi se fosse all'inferno, se fosse finito all'inferno, Napo Saltarelli sarebbe nel nono cerchio dei traditori, precisamente nella zona detta dell'antenora, che sono traditori della patria e della propria parte politica, perché all'epoca tradire la propria fazione significava tradire anche la città, quindi la patria. Qui mi piace scegliere questo disegno di Sandro Botticelli, che illustra proprio il momento in cui Dante e Virgilio si trovano sotto, dopo essere scesi dal livello dei giganti, di cui si vedono infatti i piedi, sono arrivati nella ghiaccia di Cocito, no? Nel lago ghiacciato di Cocito, dove sono confitti fino al collo, fino alla testa, questi dannati, che quindi non volendo Dante calpesta Bocca degli Abati, calpesta la testa di Bocca degli Abati, provocando la sua protesta. Potete ricostruire la scenetta, leggere la scenetta nei versi accanto. Qui interessa, questa potrebbe essere la sede naturale per Napo Saltarelli all'inferno. Dicevo, interessa anche il problema
teologico, perché di fatto quello era, di questo si tratta, della consistenza di queste anime, cioè questi corpi, queste anime come sono? Hanno una consistenza corporale oppure sono solo diciamo apparenze evanescenti? Ora Dante, da artista, come anche i suoi miniatori, i suoi illustratori, i pittori, penso anche a quello del Camposanto di Pisa, non si fanno impastoiare da questioni dottrinali e teologiche. Loro, in quanto artisti, si prendono le loro licenze e decidono di se l'anima deve essere oggetto di una sacra rappresentazione, di una drammaturgia, di una teatralizzazione, non si fanno problemi a conferirle una corporeità, quindi ben viva, ben sensibile, cioè il fatto che Bocca degli Abati senta la pedata di Dante. Qui invece siamo al Purgatorio, il monte del Purgatorio, e sappiamo bene che qui ho deciso di scegliere una miniatura da un codice molto famoso, proprio per la bellezza, anche per la bellezza delle sue miniature. Siamo alla porta del Purgatorio e qui si apprezza soprattutto la finezza di Dante, che riesce ad essere grande poeta anche in questi dettagli minimi, tratti secondo me dalla vita di tutti i giorni, dalla realtà quotidiana, la scelta della gradazione dei tre gradini di diverso colore, di diverso materiale, marmo, questa pietrina ruvida e arsiccia crepata per lo lungo e per traverso, che mi fa pensare sicuramente deve essere la pietra forte che costituisce il materiale da costruzione di tutti i grandi edifici quattrocenteschi che abbiamo dell'umanesimo e rinascimento fiorentino, da Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti e così via. Siccome si parla di città e comunque di viaggi, qui è altrettanto famoso e questo Domenico di Michelino, che si trova all'interno della cupola di Santa Maria del Fiore, Duomo di Firenze. Qui diciamo c'è il riepilogo, nel senso ci sono i tre regni d'oltretomba, c'è una città e c'è un viator con un libro in mano, segno di vaticini, di profezie, di invettive, di leggi, di sacra scrittura da rispettare, di statuti comunali. Anche qui è una componente che potremmo anche sovrapporre l'immagine di Lapo a quella di Dante, proprio perché anche Lapo nei suoi ultimi giorni ha avuto una sua città. E poi nell'ipotetico viaggio d'oltretomba avrà avuto, diciamo, uno di questi regni come destinazione finale. Dante chiaramente si concede la licenza, l'eccezione di poterli percorrere tutti, perché innanzitutto è un vivente, l'unico vivente in mezzo a un'umanità di morti, di trapassati, e poi perché ha scelto di essere nella sua, diciamo, in modestia, ha scelto di essere il profeta, cioè il descrittore di questa esperienza. Da Firenze a Cagliari, ecco che questa è la destinazione di Lapo. Qui mi è piaciuto riprendere lo stile, lo stesso fumettistico di Firenze che si è vista prima, della Firenze turrita che si è vista prima, con questa di Cagliari medievale, all'epoca con i quattro quartieri storici. E anche qui, cercando di mettermi nei panni di questo esule che, come Dante, appunto, era sicuro che avrebbe terminato i suoi giorni lontano dalla patria, dai luoghi cari, dai suoi cari, avrebbe benissimo potuto dire anche Lapo con Dante, dire forse che non potrò vedere dovunque il lume del sole e degli astri, né certamente il pane mancherà. Ecco, queste sono bellissime parole che scrive Dante nella famosa epistola all'amico fiorentino, che secondo me riassumono proprio il senso dell'esilio volontario o forzato che diciamo caratterizzò loro e che ha caratterizzato poi
tante persone nel prosieguo della storia dell'umanità. Ora, di Lapo però ci restano anche delle poesie, dei sonetti, lui era anche rimatore, quindi altro aspetto che lo accomuna a Dante. Questi non è la sua scrittura, sono testi copiati da un originale o da un autografo di cui non è pervenuto. Anche di Dante, come è noto, non abbiamo nessun autografo, quindi non sappiamo quale fosse la sua scrittura. Ecco, mi piace, questa qui è l'edizione, sono edizioni dei testi che abbiamo visto. La prima è un'edizione ottocentesca, la seconda è un'edizione del Novecento curata da Darco Silvio Valle. Anzi, ve la leggo perché avevo preparato una parafrasi e penso che sia anche un modo per chiudere. Chi se stesso inganna per negligenza dimostra la propria saggezza inversamente proporzionale al danno, poiché lo dice Salomone in una giusta sentenza. Ben se ne può fare un aperto rimprovero. Per voi lo dico, donna, poiché temo che amore sia una finta condotta in voi, con il risultato che l'affetto si muta in avversione se non si concede il dono di cui si fa profferta. Visto che il donare è un effetto del piacere, a mio parere, ed ho udito che è più apprezzato il dare che il trattenere, il differire il dono non è gradito perché sembra una costrizione il chiedere insistentemente, come pare a colei che non vuole stare al gioco d'amore. Ecco, questi sono versi, diciamo, ascrivibili alla stagione siculo-toscana, quindi non ancora prestilnovista, non c'è ancora lo stil nuovo dantesco. Questa è la lapide di Lapo, altra reliquia concreta, tangibile, che mi piace definire anche l'architrave del convegno. L'ho affiancata qui ad un sarcofago, eppure è stato ritrovato, un importante cimelio è stato ritrovato sempre nello stesso sito di San Francesco di Stampace, e questa è invece l'epitaffio funebre di Dante nel suo mausoleo. Spero di essere stato nei tempi, grazie per l'attenzione.